Incorsatori semplici rappresentano lo strumento ideale per poter realizzare delle battute oppure delle scanalature. Vediamo insieme come farli. La larghezza della scanalatura o della battuta in genere è in funzione della larghezza del ferro. Per migliorare il controllo della pialla è consigliabile il montaggio di una controguida in legno di dimensioni maggiori, che può essere avvitata direttamente alla guida originale in metallo. Per il corretto funzionamento della pialla è fondamentale che la controguida sia esattamente parallela alla lama. Per poter controllare il parallelismo della lama e della controguida è sufficiente smontare la lama in questo modo e montare all'interno della pialla una riga in acciaio dritta. Una volta montata la riga al posto della lama, montate la controguida e assicuratevi che siano esattamente parallele e adese tra loro. Ove mai non fossero tra di loro parallele e ci fosse luce, potete aggiungere dei piccoli pezzetti di carta o di cartone al di sotto della guida in modo tale da poterne regolare alla perfezione l'inclinazione. Come potete notare, la controguida è perfettamente in asse parallela alla riga. Proviamo ora a realizzare una piccola battuta. La prima cosa da fare è registrare la profondità della piallatura o la larghezza della battuta, con una riga impostate la distanza tra la lama e la controguida. Per regolate ora l'arresto di profondità per stabilire invece quanto profonda deve essere la vostra battuta. Per poter aumentare la scorrevolezza della pialla è consigliabile stendere una quantità modesta di cera sulla controguida, in questo modo. Regolate la profondità della lama per un'asportazione non troppo aggressiva. Tenete la pialla ben adesa al pezzo da piallare e cominciate dagli ultimi 10 centimetri, più o meno 15 centimetri del pezzo, mano a mano indietreggiate. Avrete realizzato a questo punto, lungo tutta la lunghezza del pezzo, una piccola battuta che servirà da appoggio e da riferimento per la lama. Ora dovete piallare tutta la scanalatura per tutta la lunghezza del pezzo. Durante l'azione è assolutamente fondamentale che sia la mano sinistra a tenere in posizione la pialla, è ben adesa la controguida al pezzo, mentre la mano destra funga semplicemente da accompagnamento. Iniziate dall'estremità del pezzo e piallate la battuta a tutta lunghezza. Non appena l'arresto di profondità avrà raggiunto la parte superiore del pezzo, la pialla smetterà di tagliare. L'incorsatoio semplice è anche l'ideale per poter realizzare una scanalatura. La realizzazione di una scanalatura o di una battuta richiede solo pochi minuti.